Trovati ad un appuntamento classico, proprio caso di dire, legato alla cerimonia di presentazione del Veloce Club Monte Belluna con le sue formazioni. Ciclismo giovanile con questo gruppo ciclistico ormai da tanti anni. E quest'oggi presenta le proprie formazioni che si suddividono in due sezioni ben distinte, le categorie giovanili e poi la fascia subito superiore legata alla categoria esordienti. Ormai sta per cominciare la stagione agonistica per tutti i corridori in ordine di tempo. Domenica scorsa gli allievi, fra poco gli esordienti e anche i giovanissimi. E quindi, proprio in termini temporali, siamo giusti appunto per conoscere qual è la forza e il potenziale della squadra. Allora, Remo, là in fondo alla sala, sei pronto a entrare i ragazzi con Sabina Scagliuzzi. Siamo con Samantha Scagliuzzi. Cristian Michelin. Riccardo Cavazzan. Tommaso Pasetti. E con Tommaso, anche Tommaso ci torna un pochino, e poi si accomoda questo gruppo che comincerà a gareggiare nella sezione giovanissimi. Invece, per quanto riguarda gli esordienti, sono suddivisi tra primo e secondo anno. Allora, cominciamo dagli esordienti alla prima stagione, e sono quattro, due provengono dalle team di Arqui del Montello e due invece dal gruppo ciclistico Fonzaso. Sono qui anche i tecnici della passata stagione che hanno accompagnato questi ragazzi. Allora, dagli Arqui del Montello, Umberto Barato. E sapete che è venuto al centro. Poi Matteo Baseggio, al gruppo sportivo Fonzaso invece Nicola Vettorata. Daniel Vettoretto. Il gruppo degli esordienti del secondo anno è formato da Samuele Daltoè. Memola. Paolo Vendramini. E accompagnatori e Marco Cavaretto. Saluti dalla dirigente, sindaco o professor Marzio Pavero. Ci
lui Walter Caseccio, che è consigliere al comune di Monte Bellino. Mario Bezza, presidente delle Glorie del Ciclismo Triveneto. Mario Pinariolo invece, che è responsabile della struttura tecnica regionale. Sergio Pavanne, il presidente del Avvocato Barbara Caranto, proviamo, componente della Corte di Appello Federale. Nuova anima. Continuiamo con Gino Scandiuzzi, lo sponsor principale di questo gruppo sportivo, e Daniele Pavanne, che è riferimento operativo, diciamo, questo termine, per la divisa precedente della società. Grazie a tutti voi che avete trovato del tempo da dedicare ai vostri ragazzi, alla nostra società. La società è viva quando c'è un gruppo di persone che la sostiene. Grazie per averci dedicato il vostro tempo. E devo essere sincero, quest'anno sono contento perché abbiamo rinforzato la struttura dei giovanissimi con due nuove, cioè David Casarin, che c'era anche l'anno scorso. Abbiamo arruolato, tra virgolette, Giacomo Leghin, in più ci dà una mano Mirko Bernardi, che è abbastanza giovane rispetto al sottoscritto, quindi benvenuti a tutti voi. Allora, un saluto a tutti voi e un grazie per il graditissimo invito. Quando dico graditissimo, non scherzo, perché vorrei fare una considerazione seria, non prima però di aver salutato questi atleti in erba, perché è bellissimo guardare il futuro, no? E il futuro sono questi ragazzi che hanno la possibilità di crescere facendo uno sport che educa alla fatica, cioè che insegna che ci si costruisce un futuro col sacrificio. Vi dicevo che voglio fare un discorso serio, perché io sono qui solo per ringraziare due persone che ho il piacere di vedere per la sesta volta, e che sono Sergio e Daniele, poi anche i loro collaboratori, e soprattutto grazie a loro due se i vostri figli possono godere di un'esperienza sportiva straordinaria, se noi come Monte Belluna possiamo contare. Finiamo con i saluti di apertura. Mario Bezza adesso, sì, che è stato corridore, no, agli inizi della sua carriera con il ragazzo Claudio Monte Belluna, una carriera straordinaria, ora ancora nel mondo del ciclismo, per vari aspetti, non ultimo ovviamente quello di presiedere l'associazione Glorie del Ciclismo Triveneto. Prego. Grazie per l'invito che mi è stato posto e che volentieri ci vengo ogni anno, perché vengo fuori proprio da questa società, dal Veloce Club Monte Belluna, dove mi ha visto nascere così da un nulla facente, perché ho un nulla facente, e ho iniziato questa carriera agonistica che mi ha portato a livello, a un buon livello insomma, ecco, che auguro a tutti magari di superarlo anche, perché sarebbe un giusto premio per Monte Belluna, perché ha tanti tifosi di ciclismo, e quindi sarebbe bello che ancora un atleta di Monte Belluna ne venisse fuori con un bel palmarès. Ho due pensieri che mi uniscono al vicepresidente Daniele Pavanne e al professor Marzio Favero, e cioè che lo sport innanzitutto, prima che essere agonismo, è amicizia, divertimento, e soprattutto essere aiutati anche dai propri genitori in questo senso. Poi l'agonismo è un'altra cosa. E poi c'è il fenomeno del volontariato. Ecco, io sono nel volontariato da moltissimi anni, e precisamente questo è il mio quarto quadriennio olimpico in cui io sono ai vertici della giustizia sportiva italiana, e sono stata anche la prima donna in Consiglio federale, quindi potete immaginare l'ambiente di Roma, che è completamente diverso da questo. E soprattutto perché mi sono ricandidata nuovamente alla giustizia sportiva? Prima perché amo infinitamente il diritto sportivo, che negli anni si è modificato, c'è una giustizia sportiva, io sono in un collegio, nel Supremo Collegio,
oggi noi facciamo proprio di quello che è il rispetto delle regole. Ecco, su quello io non transigo, e per me è sempre stato fondamentale il rispetto per le regole. Ragazzi, e a questa società io auguro tante belle cose. So che cosa vuol dire cosa vuol dire una società sportiva. Vuol dire lavorare tanto, ecco quindi che il volontariato non finirà mai di essere abbracciato proprio. Continuiamo e ringrazio la società di avermi invitato, che l'ho accolto molto, molto con piacere. Per quanto riguarda la domanda che mi ha fatto Mario, a Montebelluna è una città di sport da sempre, non è da adesso. E in collaborazione con la Verne, che è lo sponsor ufficiale di questa kermesse che si fa subito dopo portare il giro a Montebelluna, dobbiamo rinviarlo, rimandarlo, perché ci hanno tagliato i fondi a livello di Roma, a livello regionale, e a Montebelluna siamo veramente presi male, perché non abbiamo neanche i soldi di tappare le buche, vero sindaco? E allora guarderemo più in là, quando si aprirà qualcosa di nuovo lo faremo. Per quanto riguarda i giovani, che io vedo loro e vedo me quando correvo, che ho fatto allievo e juniores, e ho capito cosa voleva dire il sacrificio e la fatica, che quello te lo porti fino alla fine dei tuoi giorni, perché la scuola di vita sportiva, qualunque essa sia, di qualsiasi ramo sportivo, ti insegna a vivere e a lottare nella vita in questi momenti tragici e duri. Finisco con l'aneddoto che merita il presidente Pasqualini, che ancora circa 20 anni fa mi ha detto: vieni su sul Grock nel passeggio, visto che tu hai corso in bicicletta. Ma no, ho detto, Angelo, io, e ci vediamo a Montebelluna. Volevo aggiungere anche una bicicloturistica. Montebelluna, abbiamo parlato di quello che prendo l'altro microfono, Angela. Se puoi aggiungere soltanto per un istante, perché non possiamo non parlare quest'oggi del Gran Fondo del centenario. Siamo proprio in quello che è un ricordo della Grande Guerra. Arriviamo però al Gran Fondo del centenario, data, situazione, siamo sempre là, Giro d'Italia, un giorno prima, un giorno dopo per il circuito. Allora, il 28 maggio, Montebelluna, con partenza alle 8 del mattino. La piazza principale, come sempre. Senz'altro, visto che abbiamo una bellissima piazza, così il nostro sindaco non è ancora più contento. Ci sono due percorsi, uno di 145 km, l'altro di 110. Una gran fondo, una medio fondo. Una gran fondo c'è dentro il Monte Tomba, pianese, tutto il montato. Lo sale. So che avevi una bella idea, diciamola, no? Quella di toccare anche il Monte Grappa quest'anno. Invece guarda caso. Il giorno prima arriva al Giro d'Italia, passa il Giro d'Italia, pertanto ci sono dei problemi enormi. Prossimo. Grazie. Matteo Basiccio, se mi puoi raggiungere. Ecco qua, questo è il gruppo dei giovanissimi che. Il gruppo dei forti. Vabbè sì, con. Vabbè, ecco qua. Allora, questo è il gruppo che, come diceva Daniele, si è riusciti a mettere insieme quest'anno. Allora, Remo, parliamo della realtà montebellunese. Vabbè, allora quest'anno, diciamo, non nascondo che abbiamo avuto un attimo di difficoltà. Ci siamo trovati un mese fa con due ragazzini. Abbiamo volontinato le scuole e ringraziamo i genitori che ci hanno concesso la fiducia. Siamo riusciti a mettere in piedi un bel numero di ragazzini che pensiamo di ampliare, perché in diversi sport stanno ancora, diciamo, svolgendo l'attività, che in qualcuno sport, nel calcio, il nuoto, finisce tra un 20 giorni, un mese, e di conseguenza quel che ragazzo ancora ci ha detto: appena finito, perché ho l'impegno dall'altra parte, e mi dispiace di questo, perché altrimenti il gruppo sarebbe stato un attimo più numeroso. Al di là di questo, vorrei accodarmi al vostro discorso e ringraziare quei due ragazzi là in fondo,
Facciamoli venire qua, invece che rimangono un altro un po' meno ragazzino, ma insomma che ha dato anche lui la sua disponibilità, e non è poco. Uno dei nostri obiettivi, come si diceva prima, non è il risultato. Io dico così, buttandola là, come dice Daniele Indietro, a Trevisana, l'importante è portarsi i ragazzi a 20 anni. Allora, abbiamo due ex ragazzi nostri che hanno fatto tutta la scala sulle categorie e oggi sono qui a mettersi in mostra e a mettersi in gioco per dare una mano e aiutare gli altri. Ben arrivati, ben entrati in questa bella realtà. È un po' come dire, denominatore comune, possiamo usare questo termine, le difficoltà che le società ciclistiche incontrano nelle aggregazioni di ragazzi. Allora, non per copiare, ma per capire come vi muovete, no? dalla parte di Volpago del Montello per creare gruppo. Vabbè, noi creiamo gruppo, abbiamo preso abitudine da qualche anno a coinvolgere anche altre cose, oltre al ciclismo, possiamo fare escursioni, per il svernaglio, cioè palestra, per anche cassi, poi con una bicicletta, mountain bike, strada, non importa quale, perché una compensa l'altra, e tentiamo di portare su con lo spirito sportivo e sano. L'agonismo è relativo, da loro pretendiamo un po' di impegno, l'impegno è parte nostra, c'è tutto, come lo dicono anche noi, i nostri direttori sportivi sono ex ciclisti, sanno cosa vuol dire correre su una squadra. Non sono ciclisti, diciamo, qualche genitore arriva a 40 anni, inizia con la bicicletta e diventa ciclista. È una cosa un po' differente. I bambini sono bambini, devono divertirsi, devono venire su con la voglia di correre e divertirsi ancora. E quando fanno il salto di categoria, trovare delle società come Montebellone, che sono orgoglioso di passarli a loro, perché so che più o meno seguono il nostro percorso. E poi si diventeranno ciclisti, pazienza. Allora, complimenti per l'attività che state svolgendo. Facciamo un bel applauso anche alla squadra, no? Della squadra di Montebellone, della categoria di Piera, categoria D6, sarà innanzitutto divertimento autentico. Ancora un applauso. Mentre vi potete accomodare, Rasel, dov'è che perché c'è un po' che facciamo una cosa, l'amicizia è rossa con suo padre, dentro dopo mi sembra col veloce che vengo bianchini, poi non sto a elencarlo perché è in casino. Grazie. E quindi un po' di salute. Andiamo avanti con... Ma volevo far intervenire in questo Veloce Club Montebelluna, ma credo anche per il gruppo sportivo Fonzaso, no? Che ha lasciato, come dire, via libera, possiamo usare questo termine, per portare, sono Umberto, no anzi Nicola e Daniel. Ma guarda, io quando Sergio mi ha chiesto se poteva andare dai genitori a chiedere se potevano venire al Montebelluna, io gli ho detto guarda Sergio vai tranquillamente, non ho nessun problema, la scelta spetta esclusivamente ai genitori e soprattutto ai ragazzi. E così è stato, sono contento che siano qua, come sai benissimo anche... E entrare qui tutti gli esordienti. Io credo che... Veloce Club Montebelluna ha fatto sicuramente qualcuno ha visto bene, perché sono due ragazzi meravigliosi, sono bravi a scuola, hanno due bellissime famiglie, sicché Sergio penso che abbia individuato giustamente questi due atleti. Credo che rimarranno molto contenti e credo anche che abbiamo cercato anche di prepararli bene, credo che il suo direttore sportivo già me lo aveva accennato, erano diciamo abbastanza preparati. La tua squadra invece per questo 2017? La mia squadra per questo 2017 ne sono usciti tanti e ne entrano pochi, comunque stiamo arrivando verso, attualmente siamo a 12, speriamo di arrivare a 15, abbiamo fatto una promozione nelle varie scuole del territorio e speriamo che rispondano bene, come sai bene. I genitori oggi, non so perché, ma preferiscono portare i ragazzi dentro
campo di calcio vengono parcheggiate veramente delle persone in gamba. Non soltanto la squadra ciclistica, ma anche organizzazioni. Ti riproporrai quest'anno? Sì, abbiamo vinto. Uno, gli allenamenti sono cominciati, fra poco la prima uscita. Siamo uscita domani mattina, corriamo a Levadina, da Mosole. I ragazzi, impegno di scuola, che è la cosa più fondamentale per il momento. Siamo riusciti lo stesso a trovare il tempo per fare allenamento, secondo me sono già a buon passo. Come diceva Daniele, il discorso di due ragazzi Fonzaso mi stanno portando via, adesso spero che qua da marzo, anche da aprile qua ci sia Marco Favretto che mi dia un po' una mano, perché tra quelli di Feltre e gli altri diciamo che sono via tutte le sere, perché faccio due volte... Sì, beh, i corridori sì. Sono due volte alla settimana, sono su a Feltre con i due ragazzi, contentissimo, come diceva Lira, Fermino, due famiglie di Fonzaso, sì, i ragazzi che le famiglie veramente, veramente spettacolari, i due ragazzi nuovi che arrivano dai Diavoli Montello altrettanto, i tre dell'anno scorso già sapevo che sono stupendi, adesso domani iniziamo sulla strada e vediamo cosa viene fuori di qua. Le potenzialità ci sono allora? Sì, secondo me già quelli del secondo anno, visto i risultati che avevano fatto l'anno scorso, quest'anno dovrebbero migliorare. Quelli nuovi so che da giovanissimi hanno fatto bene, vediamo adesso il salto in categoria come si comporterà. Applausi. Grazie. Una bella stagione. Innanzitutto divertissimo, poi se arriva qualche vittoria sarà gratificato Sergio. Sì, Sergio, sì. Se vincono meglio. Però non è che sia proprio. No? Non è che sia proprio importante. Però se vincono meglio. Ok, vi potete accomodare allora, in bocca al lupo, come si suol dire, in queste circostanze. Prima, ormai ci stiamo avvicinando un caloroso applauso e sentiamo Gino Scandinucci adesso, che parla a nome di tutti gli amici sponsor. Prego. Ma a sentire tutti questi problemi che ci sono, è più facile fare lo sponsor che organizzare. L'organizzazione è un bel gruppo che c'è, perché lo sponsor mira nel risultato. L'anno scorso sono uscito più di qualche corsa, vedere qualcosa, e le soddisfazioni e i risultati sono stati più che sufficienti. Mi auguro che quest'anno abbiamo qualche risultato, vedo il gruppo abbastanza legato, e mi complimento sempre per i genitori, perché quando sono uscito l'anno scorso su qualche gara, la bellissima compagnia che si tengono tra i genitori, l'intrattenimento, penso che sia quello che continua il nostro sport. Di nuovo niente, vi ringrazio tutti della collaborazione, perché se faccio uno sponsor è giusto che abbia anche il risultato, i collaboratori. Grazie. Siamo giù, cedo ancora la parola a Daniele Pavano, prego. Tanto grazie per la pazienza di averci ascoltato. Io mi raccomando, quando abbiamo finito c'è un piccolo rinfresco, spazzoliamo tutto per favore, che è peccato lasciarmi mangiare il cibo. Un'ultima cosa, grazie di nuovo a tutti. Voglio ringraziare i nostri direttori sportivi, Giuliano, che dedica il suo tempo ad allenare i corridori, sopporta il sottoscritto, e a Remo, che voi lo sapete, non è stato tanto bene l'anno scorso, scusa Remo se lo dico, ma io credo che la medicina migliore per Remo sia il ciclismo. Più ciclismo in Burgenda è meglio stato.
David e su Giacomo, che hanno corso 10 anni ormai, quindi qualcosa sono sicuro che hanno imparato. Soprattutto se seguiranno i consigli di Remo, impareranno molto. Basta, io vi saluto. L'ultima cosa, i nostri ragazzi. Allora, vi ripeto di nuovo, i giovanissimi, divertitevi. Agli esordienti pretendo rispetto verso tutte le persone della società, rispetto per Giuliano e magari per Marco Favaretto quando lo conoscerete, e impegno. Cioè a me se i corridori, ve lo dico un po' di cattiveria diciamo, quelli che arrivano e non sono neanche sudati, vi dico la verità, mi danno un po' fastidio. Quindi a me non interessa se vi staccate al primo giro, ma dovete farmi capire che ce l'avete messa tutta. D'accordo? Grazie e auguri a tutti.